Buongiorno e benvenuti in questa terza video lezione del corso Vendere sistemi di fissaggio e non solo, che puoi trovare sul mio canale YouTube Davide Maranta, consulente marketing per rivenditori. Ti ricordo che questo corso è ispirato al libro Vendere sistemi di fissaggio, segue esattamente i capitoli e i paragrafi del libro perché l'intenzione è di darti la possibilità di spiegarti in maniera semplice, chiara e veloce le cose presenti all'interno del libro. E nel caso anche con esempi differenti dal libro che ho scritto e che è probabilmente il primo libro di marketing e vendita, non solo nel settore dei sistemi di fissaggio, che è un esempio, ma nel settore del marketing e della vendita professionale per te che hai una ferramenta e una rivendita. Oggi vado subito ad iniziare perché è un po' più lungo diciamo, l'argomento, in quanto tratto tutto il capitolo 2, presente da pagina 46. E del libro, e cioè l'introduzione alla specializzazione. È un argomento molto importante perché la specializzazione, insieme all'idea differenziante, è un caposaldo diciamo, del mio sistema, del mio lavoro. Quindi, in primis, parto con una breve storia delle tecniche di vendita. Questa storia è importante, al di là dell'aspetto della curiosità, al di là del fatto che sia, insomma, un discorso storico, è importante per capire come si è evoluta la vendita e anche il marketing, perché le due cose sono collegate, tecnica di vendita e marketing strategico sono collegate e hanno un'evoluzione, diciamo, parallela negli Stati Uniti, anche in Italia, nel vuoto purtroppo che c'è stato in Italia praticamente fino agli anni 80. Quindi le tecniche di vendita, in generale il marketing, nascono negli anni 50 e sia la materia appunto del marketing che le tecniche che erano fondamentalmente le tecniche orientate al prodotto, cioè semplicemente si parlava del prodotto, la qualità dello stesso, senza andare a fare nessun tipo di valutazione differente, al massimo neanche di prezzo addirittura, neanche di prezzo, ed era praticamente un modo di lavorare semplicemente orientata, io produco questo articolo, è un prodotto buono, compralo, questo era semplicemente, ed era una tecnica di vendita, diciamo, è un marketing orientato a spiegarti semplicemente le cose. Tu dovevi essere entusiasta, carico, dovevi avere la passione, presentare il prodotto con estrema attenzione, con cura e poi chiedere l'ordine. Insomma, questo era. C'era qualche domandina che dovevi fare sull'obiezione, ma fondamentalmente era tutto questo. Era questo il prodotto, era questa la tecnica. Ed è chiaro che è una cosa. E se ci pensi, ancora oggi, all'interno delle ferramenta, all'interno delle rivendite, si tende a spiegare, no? Tu tendi a spiegare il prodotto, tendi a spiegare cosa fa, che cos'è. Se stai facendo questo, se stai applicando un tipo di tecnica del genere, pensa che stai vendendo come negli anni 50 in America. Cioè, è un qualcosa vecchio di 70 anni. I primi formatori che in America hanno approcciato questo tipo di lavoro lo facevano 70 anni fa ed era quello che a volte vedo fare quando c'è la spiegazione del prodotto, quando c'è l'orientamento al prodotto, anche da alcuni. Alcune rivendite. Poi già negli anni 70, diciamo, si è cominciato ad avere il cliente al centro dell'attenzione. Negli anni 70 inizia a nascere qualche tecnica di vendita migliore, l'orientamento rimane al prodotto, ma si comincia a pensare a quant'altro, si gettano le basi per quello che è negli anni 80 il primo orientamento, al servizio, cioè un qualcosa che, sviluppa, come dire, il servizio come centro della trattativa, insomma, del marketing e della vendita, perché ci si rende conto che parlare soltanto del prodotto non è utile, non serve, lo fanno tutti, non sei differente, allora aggiungiamo qualcosa, facciamo il servizio, facciamo qualcosa di diverso, qualcosa in più. Questa cosa diventa poi oggetto sia di vendita che di marketing. E viene inserito all'interno dei primi materiali, all'interno delle cose che in qualche modo vengono utilizzate per sviluppare il proprio marketing e la vendita. Attenzione, in Italia negli anni 80 inizia ad arrivare qualcosa in termini di letteratura. Pensa che il primo libro di marketing è stato scritto alla fine degli anni 60 in Italia ed era un libro universitario, quindi accessibile per poche centinaia, forse poche migliaia di persone. I primi scritti di marketing arrivano negli anni 80 attraverso qualche rivista pubblicitaria, qualche in edicola, in libreria, ma molto molto di rado. Quindi negli anni 80 arriva il marketing e la vendita, diciamo,
negli anni 50 in Italia. Quindi noi partiamo con un ritardo di 30 anni, iniziamo a essere orientati e inclini al prodotto quando in America già si pensava al servizio, e poi anche negli anni 90, con la nascita poi anche dei sistemi di vendita e dei sistemi di marketing, all'orientamento al cliente. Quindi vedi, c'è un'evoluzione: orientamento al prodotto, orientamento al servizio, anni 90, orientamento al cliente. Quindi quando pensi alla cura del cliente, quando pensi al modo di trattare il cliente, non è che è sbagliato, è giusto, ma è una cosa degli anni 90, è una cosa che ha 30 anni, vecchia. Devi sapere che tutti gli orientamenti non sono semplicemente orientamenti sbagliati. Bisogna avere questi orientamenti nel proprio concetto, nella propria idea di vendita e di marketing, ma sono superati, non sono più sufficienti. Ecco perché poi si arriva negli anni 2000, e ancora tutt'oggi questa cosa è sviluppata in maniera leggermente diversa, ma non ci interessa andare proprio nell'aspetto più estremamente moderno, ci interessa capire che negli anni 90, negli anni 2000 e fino ad oggi l'unico orientamento che funziona, l'unico orientamento che devi avere è l'orientamento alla concorrenza. Devi capire, devi valutare che cos'è, qual è, come si comporta la tua concorrenza, e devi orientarti ad essa, cercando di essere possibilmente percepito in modo migliore, insomma, primo nella testa del tuo cliente rispetto alla concorrenza, da quei concetti di posizionamento che abbiamo espresso nel capitolo precedente. Quindi c'è questa evoluzione, anni 50, 70, 80, 90 e anni 2000, che passa attraverso l'orientamento al prodotto, l'orientamento al servizio, l'orientamento al cliente e finalmente l'orientamento alla concorrenza. Ma come nascono le ferramente, le rivendite? Nel paragrafo 2.2 ti accenno come nascono le ferramente, le rivendite. Tra l'altro è una cosa che dico e che spiego anche le tecniche di vendita e di marketing, i vari orientamenti, all'interno di un'altra playlist del mio canale YouTube, e cioè Introduzione al corso Prestart. Guardala perché è molto approfondita, è un corso che io ho ottenuto praticamente dal vivo. Le ferramente, le rivendite aprono essenzialmente in due modi. C'è un'idea, un concetto di imprenditore, commerciante, inventore, c'è una persona che ha l'idea di io. Ho moltissimi clienti così su Rimini, ma anche su altri posti in Italia, che decidono di aprire negli anni 60, negli anni 70, un posto, un luogo, magari con un banco, con sopra della merce, e pensano di fare il business, di aprire appunto la ferramenta, la rivendita, magari in un capannone, o si fanno prestare un capannone, o se lo fanno, lo affittano, o lo comprano, insomma, quello che è, mettono dentro la merce, materie prime semilavorate, oppure appunto ferramenta, e iniziano a lavorare, iniziano a vendere. Cioè, così nascono le aziende, le ferramente, le rivendite in Italia negli anni 50, 60, 70, senza uno straccio di piano marketing, senza sapere ma come facciamo ad attirare il cliente, perché c'era bisogno di tutto, c'era un'esigenza, mancava la rivendita, apriamo la rivendita. No, non è questa, non ne faccio una colpa, però capisci bene che questo modo non può essere vincente oggi, no, ancora tutt'oggi aprono delle attività. Io ho delle ferramente che sono nate nel 2013, ho dei rivenditori che sono nati nel 2017. Ma se tu apri in questo modo, di questi tempi, semplicemente non puoi andare avanti. Fallisci, chiudi, cioè, senza fare un'analisi, senza capire, avere una strategia, un piano, non vai avanti da nessuna parte. Resti indietro e fondamentalmente non vendi, perché è una cosa che funzionava forse 50 anni fa. Oppure il secondo modo era che, ed è un'altra di quelle cose estremamente tipiche che ho potuto poi verificare, che una ferramenta apriva negli anni 50 e dopo 10 anni, 20 anni, uno dei soci, un commesso, un agente di commercio, un dipendente, usciva dalla ferramenta e ne apriva un altro, magari con la moglie, col socio, da solo, a 500 metri da essa, gli faceva anche concorrenza, gli rubava 10 clienti dei 100, per dire. Quindi era una specie di spin-off, così, fessacchiotto, chiamiamolo in questo modo, che però funzionava all'epoca. Come vedi, in entrambi i casi, credimi, siete quasi tutti così. Francamente, non c'è nessuno che ha fatto un vero e proprio piano imprenditoriale, un piano di marketing. Sono modelli che oggi non possono essere più vincenti, sono modelli mancanti di pianificazione, di strategia, e tu devi colmare, altrimenti non avrai possibilità di sviluppare un certo tipo di lavoro. Qual è lo stato attuale? Paragrafo 2.3 del libro Vendere sistemi di fissaggio. Qual è lo stato attuale della vendita nel nostro settore? Ora, se tu non avessi impattato su di me, non avessi letto un libro di marketing e vendita, io direi semplicemente che tu vendi in questo modo qua: fai le telefonate al massimo ai clienti, o le fanno i tuoi clienti, alzi la serranda, fai una esposizione della merce,
e basta, questo è il tuo lavoro. Cioè, tu apri e fai, e speri che entrino le persone nella tua attività per poi convertire questa cosa che è successa, che è capitata, in vendita. Cioè, questo è il lavoro che tu fai. Ma è evidente che non può essere vincente tutto questo, no? Non può essere che nel 2020 tu non ti ponga il problema principale, che è come acquisisco i clienti, come trovo i clienti, che è il problema del marketing, e poi come vendo, che è il problema delle vendite, della trattativa di vendita, delle nuove tecniche di vendita, che io dico anche ok, lasciamo perdere le nuove tecniche di vendita, ma almeno il marketing strategico di come acquisisco i clienti, come faccio sì che il cliente venga da me, non dalla ferramenta concorrente, al rivenditore concorrente. Tu devi portelo questo problema. Se non te lo poni, è una questione grave, rischi seriamente di stare lì, aspetti che arrivino. E poi fatti dire anche una cosa: sei tu responsabile di questo? Sei tu che hai deciso di fare l'imprenditore, di avere una ferramenta? Se no, con tutto il rispetto, fai il dipendente, fai un'altra cosa. E invece hai una ferramenta, hai una rivendita, hai un magazzino grande, fatturavi 20 milioni di euro, 10 milioni di euro, o quello che oggi fatturi molto meno. È tuo dovere acquisire clienti, è tuo dovere fare in modo che il cliente venga da te. Non puoi e non devi, non hai nessun diritto che ti di aspettare che venga il cliente da te. Non funziona così il mondo dell'imprenditoria. E questo è un po', diciamo, lo stato attuale del marketing e delle vendite. Ora introduciamo un pochettino il sistema di marketing e vendita che ho introdotto anche l'altra volta e che trovi sia appunto nel mio libro, all'interno del mio corso, nella parte iniziale dei miei materiali. Lo introduciamo parlando di quelli che sono due tipologie di clienti. In realtà te ne parlo di una, ti accenno che sono due le tipologie di clienti a cui noi ci rivolgiamo, a cui tu ti rivolgi: sono i clienti immobili, le ditte, clienti immobili, le ditte, le attività, e i clienti sfuggenti, fondamentalmente i privati. La caratteristica dei clienti immobili, quindi che sono lì, sono ditte, sono aziende, sono che le caratteristiche sono che sono facilmente identificabili, che sono lì, hanno i prodotti della concorrenza, e la tua vendita è quasi sempre una vendita sostitutiva, cioè sostituisci la tua serratura a quella del concorrente, il tuo ferro a quello che venderebbe il concorrente, il tuo legno, il tuo fissaggio a quello che venderebbe il concorrente, spesso anche addirittura della stessa azienda produttiva. Bene, quando è così, tu hai due possibilità, cioè hai due cose da fare, non due possibilità, due cose da fare. Devi mettere l'attenzione sull'idea differenziante che devi avere rispetto alla concorrenza, quindi perché il tuo cliente deve venire da te e non dalla concorrenza, e devi sviluppare un potentissimo follow-up, cioè inseguire e seguire il cliente sui social, online, tramite il blog, tramite mail, offline, tramite lettere cartacee, tramite report, tramite materiali cartacei che invia al cliente. Costantemente devi apparire davanti al cliente per far sì che sia tu percepito come primo nella testa del tuo cliente, e magari con contenuti di valore anche veri, utili, importanti, che risolvono dei problemi al cliente, come si fa questa cosa, come si fa quest'altra, in modo che il cliente ti percepisca come quello a cui si deve rivolgere quando ha quel problema, senza andare a parlare sempre di sconto, offerta, prezzo, cose che ammazzano la vendita e che non possono essere più gestite all'interno di un nostro sistema. Tu devi comprendere una cosa molto importante del marketing e della vendita. Si pensa che la vendita sia convincere le persone. No, noi non convinciamo le persone, noi scremiamo le persone, noi andiamo a capire con chi possiamo parlare delle persone, quindi con un certo tipo di target. Tu puoi risolvere i problemi a un certo tipo di target, non a tutti, e per quelle persone tu non sarai colui che gli ha cambiato l'idea, ma sarai colui che ti sei messo in maniera adesa, cioè che ti sei accordato con lui, cioè che lui ti ha visto come la persona che è in grado di risolvere quel problema, perché alla fine ormai da decenni si è capito che nel marketing e nella vendita le persone non cambiano idea, cioè tu non vai a convincerle le persone, vai soltanto a impattare su persone che si rivedono in te, o che possono rivedersi in te, o che li porti a rivedersi in te, ma non perché abbiano cambiato idea, non perché tu li abbia convinti, chissà con quale magia. No, loro hanno un'opinione. Oggi tutti, gli uomini, le donne, i clienti, hanno già un'opinione, e hanno un'opinione su quello che tu vendi per un motivo molto semplice: che sono bombardati dalla pubblicità, dalle offerte,
e hanno anche magari la conoscenza del fatto che ci sono 50 tuoi concorrenti. Quindi si sono già informati su internet o tramite un amico, un'amica, vengono da te a comprare, che già sanno quello che vogliono o hanno un'idea. Oppure anche se non lo sanno perché sono ignoranti, tra virgolette, hanno la percezione e il pensiero di saperlo. Quindi tu non devi cambiare la loro idea, tu devi capire se quella persona si può, può essere adesa, può essere, diciamo, può fare un certo tipo di lavoro insieme a te. E la questione, il punto, è farlo prima, cioè tu devi impattare prima su quella persona, devi far sì che prima che venga da te ti abbia già scelto, ti abbia già percepito come la prima scelta, la scelta migliore che essa può fare per fare quel tipo di acquisto, ok? Non bisogna andare allo sbaraglio, e allo sbaraglio vuol dire fondamentalmente aspettare passivamente che le persone vengano all'interno del tuo negozio. Né tantomeno ci si può aspettare che soltanto essere motivati, entusiasti, contenti ti aiuti a vendere. Forse funzionava 40 anni fa, sicuramente l'entusiasmo, se fai il venditore, se fai l'imprenditore, devi averlo, è una cosa che io non ti posso insegnare, nessuno te lo può insegnare, devi averlo tu, se non ce l'hai, valuta di cambiare mestiere, ma se ce l'hai, normalmente l'entusiasmo, sei una persona positiva, motivata perché hai un'attività imprenditoriale, sappi che questo è soltanto un punto di partenza su cui costruire una vera e propria strategia di marketing e vendita. Quindi, di conseguenza, si capisce, si comprende che all'interno di questo piano, di questa situazione, c'è un'esigenza, no? Di avere un sistema di marketing e vendita che ti porta il cliente da te e poi gli vende il tuo prodotto. Considera che il cliente oggi, la mente del cliente è ipersemplificata. Se tu non fai nessun tipo di lavoro per far sì che ti possa tu posizionare all'interno della sua mente e lui possa sceglierti, il cliente sceglierà o il top di categoria, la ferramenta più importante della zona, il top del rivenditore che vende sicuramente più caro, il migliore. Si sa perché si sa, sono 30 anni, 40 anni, tu sei un concorrente magari e non hai mai fatto marketing, e come ti fai a posizionare rispetto a questo? Come puoi vendere rispetto a quello? Non venderai perché il top è lui. Oppure effettivamente vanno nel discount, il meno caro, il cinese di turno. Cioè, queste sono le due macro categorie. Tu che stai in mezzo, che non vuoi essere né il cinese né il meno caro in assoluto, perché vuoi guadagnare, no? Vuoi dei margini sul tuo prodotto, ma non sei magari la ferramenta numero uno della tua città, non sei il venditore numero uno della tua zona, devi fare marketing per posizionarti, affinché tu possa sviluppare un sistema di marketing e vendita e possa craccare il sistema d'acquisto dei clienti, perché c'è un vero e proprio sistema d'acquisto. Ora non te ne riesco a parlare perché è molto lungo, ma lo trovi all'interno del mio corso Prestart. Tutto quello che devi sapere prima di iniziare a fare marketing e vendita è che nessuno ti ha detto mai il sistema d'acquisto del cliente. Io posso dirti qual è il sistema per non acquistare, che è il cliente fa di tutto per non acquistare, mente, nasconde le informazioni. Nelle informazioni ti chiede una consulenza gratuita, ti nasconde, cioè, ti disimpegna, si disimpegna e se ne va, ti saluta cordialmente, via, sparisce. Queste sono le caratteristiche del sistema di non acquisto del cliente. Bene, se tu vedi queste cose, sappi che è una difesa. I clienti sono abituati a difendersi in questo modo. Tu devi agire per trasformare questo sistema d'acquisto, praticamente per craccare questo sistema di non acquisto. Abbiamo detto, già detto, che il mio sistema di marketing e vendita è caratterizzato da un prima, da un durante e da un dopo, no? Considera che questo sistema in teoria ci sarebbe anche se tu non ce l'hai, il mio sistema di marketing e vendita, e di conseguenza il prima non esiste, è tutto durante, cioè tutta trattativa pura, che tu in termini, magari in maniera, non so, magari anche talentuosa o magica, chissà, riesci a vendere bene. E poi c'è il dopo che non c'è, quindi all'interno di un sistema di marketing e vendita non marketizzato, non mio, non, tu hai un prima che è zero, tutto durante, tutta trattativa, zero dopo. Beh, non può essere così. Considera che all'interno del mio sistema di marketing e vendita, prima, durante e dopo, il prima hai almeno il 65% di importanza. Questo per farti capire quanto sia forte, quanto sia importante la potenza del prima, proprio perché ti posiziona prima nella testa del cliente di avviare una trattativa e poi di vendere. Mentre invece il dopo, che anche questo non c'è, è quello di cui ho parlato anche prima, cioè il follow-up, seguire e inseguire il cliente. La persona deve averci individuata
come individuato come potenziale scelta preferita prima ancora di incontrarci. Quindi è tutto un lavoro di prequalificazione del cliente. Ricordati questa cosa: tu devi prequalificare, profilare il cliente prima di impattare su di lui e vendergli il tuo prodotto. Poi concludo con i capisaldi concettuali su cui si basa il sistema di marketing, che io ritorno praticamente su questi capisaldi, perché fondamentalmente vado a sviluppare quella che è la slide presente a pagina 67 del libro, ma anche prima, la slide principale che trovi anche nel mio corso, no? In cui entro nel dettaglio del prima, del durante e del dopo. Lo ripeto, l'ho già detto, ma è fondamentale, per questo lo ripeto: il prima ha tre blocchi, tre fasi, e cioè creare un messaggio posizionante per differenziarsi dalla concorrenza, secondo punto attivare dei sistemi di marketing a risposta diretta per attirare le persone, e poi iniziare a creare subito un follow up che nella prima parte già del sistema può cominciare a convertire. Questo è il prima, questo è l'acquisizione clienti, devi capire questa cosa, è fondamentale. Poi c'è il durante, la trattativa, che è convertire, quindi la vera e propria trattativa, no? c'è tanta cultura anche qui, tecniche di vendita nuove, su cui io mi spendo poco, ma non perché non sia bello o interessante, perché mi fa piacere che tu ti posizioni prima, però ci sono anche molte tecniche, ne parlo anche nel corso e anche nel libro, magari dopo, esatto, nei prossimi video sicuramente ti accenderò qualcosa di vendita, nella trattativa con il cliente. E poi c'è il dopo, detto anche sviluppo, terzo blocco, terza parte con un solo blocco all'interno, che è questo follow up automatico, semiautomatico, per fare upselling, cross selling, quindi per vendere qualcosa in più, upselling, qualcosa laterale, cross selling a quello che hai già e che stai vendendo. Ok, questo è un po' in estrema sintesi, in poco più di 20 minuti di questa video lezione, il secondo capitolo del mio libro, Introduzione alla specializzazione, che ci porta poi, prima ancora di andare all'interno specificatamente del mio sistema, l'intenzione è quella, la prossima volta, di spiegarti il capitolo 3, che è un capitolo in cui ci sono degli elementi di base, anche definizioni di marketing e vendita, che devi sapere, che devi avere definizioni, perché se poi capita che parli con un'altra persona dopo che hai parlato con me, o cerchi qualcosa su Google, su internet, e non sai quella definizione che cos'è, è importante invece che tu la conosca. Spero che questa video lezione ti sia stata utile. Se vuoi farmi domande, approfondire quant'altro, fallo pure, la caricherò a brevissimo sul mio canale YouTube. Ciao e buon lavoro!